Bendi Italia 2024 continua, ci troviamo allo stand di Etta Group S.p.A., proprietaria del marchio IRP, e siamo in compagnia di Luca Valeri, il responsabile EMEA. Ciao Luca e bentornato. Ciao Fabio, buonasera a tutti e benvenuti a Bendi Italia 2024. Tante le novità che oggi anche voi state presentando in occasione di questa biennale del vending. Da dove cominciamo? Allora, innanzitutto seguiamo la nostra nuova campagna di comunicazione brand IRP, ovvero Look Inside. Invitiamo i nostri clienti, i nostri visitatori a guardare all'interno delle nostre vetrine per scoprire cosa è successo, cosa è cambiato e soprattutto cosa abbiamo portato di implementazione. Partiamo proprio allora dalla linea vending. La linea vending Cold District è stata presentata a Venditalia 2022 con un piccolo ritardo, come tutti sappiamo, per colpa della pandemia. Venditalia 2024 presentiamo due nuovi sottogruppi: la linea Boost per la sostenibilità e la linea Pro per avere ancora protagonisti i nostri prodotti. Quali le caratteristiche principali che rendono questi distributori, questa linea specifica, dei prodotti assolutamente esclusivi? Allora, partirei subito da Pro, quindi abbiamo Brera, Chelsea e Trocadero Pro. In versione nuova abbiamo raggiunto la categoria 4, quindi doppia temperatura in classe C, e soprattutto i nuovi display prezzi molto luminosi dal bassissimo impatto ambientale e soprattutto sostenibili, come piace a noi in casa IRP. Dopodiché passiamo a Boost. Possiamo dire che siamo molto orgogliosi di aver raggiunto la classe B in categoria 4, quindi di nuovo doppia temperatura food, riusciamo a raggiungere un assorbimento energetico e una sostenibilità che al momento non ha eguali e rappresenta quello che in EPTA ormai viene declinato Green Real Fact. Altre specifiche tecniche che sono comuni in entrambe le categorie, quindi abbiamo detto Pro e Boost, sono le nuove piastre magnetiche per gestire in maniera semplice la stratificazione della temperatura, la nuova funzione basket che abbiamo implementato per poter fare fino a 3 erogazioni con una sola autorizzazione, e soprattutto le riviste guide per mantenere i cassetti, inserire i cassetti senza strumenti, e i fermacassetti che ormai sono diventati obbligatori perché, come sai, in alcune locazioni lo shakeramento del distributore è quasi quotidiano, quindi aiutiamo sempre di più i nostri clienti nelle loro locazioni. E infine non abbiamo ancora parlato del distributore automatico del futuro, quello del 2025. Eh sì Fabio, d'altronde Venditalia è sempre anticipare e far vedere di cosa siamo capaci. Brooklyn, che è la nostra macchina del gelato, che è ormai un cavallo di battaglia, nel 2025 avrà un ulteriore refresh. Questa edizione presentiamo Brooklyn Pro, che ha 3 cassetti più uno opzionale. Nel 2025, con lo stesso perimetro, quindi con la stessa dimensione, riusciremo ad aumentare la capacità di carico arrivando fino a 5 cassetti. Seguendo il naming che è iniziato tantissimi anni fa con la New York, siamo passati a Brooklyn, e un altro distretto di New York non può essere che Manhattan. Luca, per andare a far sì che tutti loro possano mettersi in contatto con te, con voi, con l'azienda, per richiedere maggiori informazioni, avere magari un catalogo completo in PDF proprio per cercare di approfondire ulteriormente le notizie in merito, qual è l'indirizzo email a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? Allora, potete scrivere senza impegno a info@eptarefrigeration.com, visitare i nostri profili LinkedIn e social EPTA Group o EPTA Italia e seguirci su tutti i canali social. Sono gli indirizzi che avete letto nella didascalia negli ultimi secondi e che naturalmente potrete andare a utilizzare proprio per contattare anche te personalmente. Ma molto volentieri, naturalmente mi potete trovare su LinkedIn, Luca Valeri, vi aspetto numerosi, ci vediamo molto presto sui social e naturalmente per tantissime novità nelle prossime edizioni. Grazie Fabio, grazie a tutti.